sindaco, come finisce al comune di Avezzano? Perché insomma o si fa l'alleanza o si arriva al voto. Ma sì, noi abbiamo detto chiaramente che siamo disponibili eventualmente a valutare tutte quelle diciamo, consiglieri entranti che sottoscrivano un programma di mandato che è la traccia portante dell'amministrazione attuale, già largamente avviato, quindi sono degli impegni di spesa finanziaria intorno a questi progetti e quant'altro. Attualmente la maggioranza non c'è, quindi dovrò formalizzare le dimissioni nei prossimi giorni, appena finite alcune procedure importanti di tipo amministrativo. Quindi farai conti su quelli che entrano e capirà un po' chi la sostiene, se e come la sostiene. Sì, abbiamo molte sollecitazioni dalla città stessa a continuare questa azione amministrativa, a vedere un attimo se c'è una disponibilità. È un governissimo oppure... È un, come dire, è un calciomercato? No, assolutamente non è un calciomercato, è un governo e una maggioranza che potrà ricostruirsi solo intorno a una convinzione forte, intorno al progetto già presentato alla città. E su questo solco lei aderirà a Forza Italia o no? Questa è la vulgata. Ma Forza Italia è una componente importante della mia coalizione dal primo minuto, sono degli amici carissimi che mi hanno accompagnato in questa avventura, adesso l'adesione poi la vediamo dopo, ma sono degli amici molto cari sicuramente.